di moto.it, ciao a tutti. Accaldatissimo inizio la mia rassegna sulle Beta RR 2017 dai due tempi, perché è proprio la gamma due tempi la più venduta della casa fiorentina. Pensate che la RR 300 è la moto più venduta in Italia del segmento racing. Adesso qui davanti a me la 250, ma tenete presente che a livello estetico la 300 non cambia e le moto non cambiano dall'anno scorso, perché la veste grafica, le plastiche sono identiche, cambiano ovviamente magari gli adesivi. È più importante invece dire cosa cambia a livello telaistico, perché troviamo una nuova forcella Sax più lunga di 5 mm e con un olio Liquimoli di viscosità 5 che garantisce una migliore tenuta alle alte velocità. Poi vedete, abbiamo i cerchi XL in colore alluminio con raggi neri. Proseguiamo sulle modifiche di questa moto con la nuova strumentazione digitale che presenta anche la carica della batteria, importante per i motori a iniezione elettronica 4 tempi soprattutto. Facciamo il giro della moto che da questo punto di vista freni, forcellone, telaio è invariata, motore è invariato, quindi presenta ancora la comodissima miscelazione separata, il serbatoio dell'olio è sotto la sella, l'ammortizzatore è rivisto e ha le tarature delle alte e delle basse velocità più distanziate per un migliore rendimento alle alte velocità. Queste sono le modifiche principali della Beta, che anche ci regala una sorpresa, una cosa molto bella. I prezzi sono invariati rispetto allo scorso anno, se si fa eccezione per la X-Trainer, che però aumenta di solo tanto 100 euro. Quindi ci sono stati degli investimenti, migliorie, le moto hanno subito un upgrade, ma che non incide sul listino dei prezzi. Molto positivo. Le due tempi confermano il carattere che la rese così popolari tra gli enduristi e anche vincenti in gara. Pensiamo soltanto che la 300 RR è in testa al mondiale dell'I3 proprio quest'anno e ha già vinto 3 gare e 7 volte è finita sul podio e la stagione non è ancora finita. Quindi si preannuncia veramente un anno importante per Beta, che è anche leader nella classifica costruttori. Però sicuramente gli interessa sapere come vanno queste moto. Motore prontissimo. Il 300 ha un'ottima erogazione e anche tanta potenza, però non mette in difficoltà. Finita anche allunga, sembra che allunghi meglio di prima. La Beta sappiamo che è una moto che si destreggia molto bene nello stretto, però anche qui sui pezzi veloci è veramente molto stabile. È davvero una gran moto. Andiamo alla terza, vediamo come esce dalla curva. Vedete, prontissimo. Meglio la terza della seconda. È un motore che fa strada. Buca, opra. Ai nastri di partenza adesso con un'altra due tempi, non la più venduta sul mercato che è la 300, ma la 250, che ha lo stesso setting di telaio, sospensioni, ovviamente il motore è più piccolo, cambia anche la valvola sullo scarico che ha una molla più tenera, quindi che dà meno resistenza rispetto al 300. Mappatura adesso full power e vediamo come va. Sentite come canta in alto, non ha la spinta che vi ho detto del 300, però l'erogazione, la carburazione è perfetta, è molto pulita, anche in discesa non riempie mai, anche lui che ha una marcia lunga. È una moto veramente leggera, agile. Il motore 300 è il motore che ho preferito nella gamma due tempi perché unisce un'erogazione bellissima ai bassi regimi con un allungo importante, mentre il 250, pur non essendo così diverso dal 300, però ha una risposta se si esce dai curvini ad esempio stretti del sottobosco in terza, è meno pronto. Qua siamo a 4 tempi. Adesso proviamo la Beta 350, che è rivista degli SHM e delle molle valvole per avere meno freno motore e più regolarità in basso. Ah, la moto è sensibilmente più stabile
del due tempi, ma questo per una questione di anche di masse, di precisione dell'avantreno. È meno reattivo ovviamente, ma queste cose le sapete già, perché sono congenite con il tipo di comportamento dinamico di un due tempi o di un quattro tempi. Adesso abbiamo messo la mappa su hard, quindi su terreni più duri e compatti che permettono di scaricare la potenza, lo vedete qua. E ripartiamo con il nostro 3,5. Davanti non c'è polvere, quindi via! Motore molto lineare, elettrico, l'iniezione elettronica è molto precisa. Ha una bella schiena anche sotto. Ovviamente non è fortissimo ai bassi, però esce molto bene. Sono anche in terza, non c'è bisogno di scalare una marcia. Precisa anche sui salti, vediamo questo salto. Neutra in volo, ottima. La forcella ha una taratura sensibilmente più sostenuta rispetto alle due tempi, per una questione anche del peso maggiore di questo motore. Dopo il 3,50 4 tempi, proviamo adesso l'upgrade, il 3,90 4 tempi. Il motore si sente subito che chiede una marcia in più, non allunga come un pazzo come il 3,50, ma ovviamente ha una schiena sotto migliore, più coppia. È prontissimo, adesso sono in terza, basta sfiorare il gas, prende immediatamente i giri. Veramente un bel motore. Adesso vado a raccontarvi la 480, il top di gamma della famiglia 4 tempi di Beta. Come per la 390 che vi ho descritto prima, ci sono le stesse modifiche comuni a tutta la famiglia. Quindi forcella Sachs più lunga di 5 mm e con olio liquimoli 5 di viscosità, che sopporta meglio le alte temperature. Nuove piastre di sterzo. Nuovo ammortizzatore e dall'altra parte dopo lo vediamo. E sul motore 4 tempi è importante dire che hanno rivisto gli S-camme e le molle valvole per avere ancora più regolarità in basso e meno freno motore. E infatti questa moto di freno motore per essere un 480 ne ha veramente poco. Vediamo l'altro lato della Beta, vediamo anche i cerchi XL in colore alluminio naturale con i raggi neri, mono Sachs rivisto. Ed eccoci, poi il pianto frenante. Strumentazione è nuova, la strumentazione che adesso indica anche la carica della batteria, che è molto importante con i motori a iniezione elettronica. Questa moto ha messo in luce tantissima stabilità, è un motore che pur essendo molto potente non mette in difficoltà, perché se mettete la marcia lunga e lo richiamate con dolcezza dei bassi esce veramente bene con una bellissima progressione. Se invece mettete la marcia bassa e date tanto gas è una moto impegnativa, perché vedete da questa parte c'è scritto Made in Italy e siamo tutti d'accordo, ma da quest'altra parte c'è scritto 480 4 tempi, quindi richiede braccia allenate o marcia lunga, scegliete voi. Vediamo adesso in un percorso enduristico come se la cava questo motore bestione di 480 cc. Vedete, la risposta sotto è veramente incredibile, però il bello è che questo motore non pistona, non c'è la pistonata dei vecchi 4 tempi grossi. Ovviamente non è agile come il 350, ma non per una questione di telaio, che è identico, quanto per una questione di massa volanica, di inerzia dell'albero motore. Adesso qua siamo sul lento, quindi si apprezza la facilità e la guidabilità del big mono di Rignano, in provincia di Firenze. Ho paura di quando arriverà al dritto, perché scatenare 55 cavalli rotti di questa bestia. Infatti vedete, si blocca il gas e il retrotreno parte, bisogna mettere la marcia lunga e farla scorrere perché è molto potente. Però avete visto, se metto la marcia corta è veramente una bestia. Però immaginatela
ad esempio in un rally, al rally di Sardegna, la Beta 480 può veramente ambire a grossi risultati. Incredibile la gamma a quattro tempi. Uno, perché è molto, molto estesa, va dal 350 fino al 480 e copre veramente tutti gli utilizzi che un pilota o un amatore possa desiderare dalla sua Beta d'enduro. Perché il 350 è un motore facile, con tanto allungo, poca inerzia, che si guida benissimo anche nello stretto. E salendo si arriva al 480, che è un motore perfetto per gli spazi aperti. Va bene anche in mulattiera, se avete l'accortezza di usare la marcia lunga, altrimenti è un toro meccanico che sicuramente vi allungherà le braccia in poco tempo. I telai sono simili su quattro tempi, c'è però una maggiore stabilità, anche perché le sospensioni hanno un setting diverso per sostenere il maggior peso e la maggiore massa volanica delle moto. In sintesi, comunque, queste Beta vanno davvero bene. Andavano bene nel 2016, spero che in tanti abbiate visto l'unboxing, e vanno ancora meglio nel 2017, perché sono state affinate. D'altra parte, squadra che vince non si cambia, e bene ha fatto Beta a perfezionare un prodotto che era già assolutamente performante.